Ciao Manu! Internazionali! Ciao amico mio, come stai? Dov'è COD? Ciao ragazzi! Ciao ciao ciao! Allora, dovete capire che ho sbagliato giorno. Chiedo perdono, ho sbagliato giorno, non è oggi COD, è domani. quindi. Ciao Breme! Grande! Ciao amici, ciao 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 ciao! Allora, ragazzi, ho sbagliato giorno. Comunque, non dimenticatevi di me domani sera. Esatto, è 16 la beta. Convinto, ho fatto tutte le cose fichissime. E domani sera, assolutamente vi aspetto. Ore 20 anche, iniziamo anche prima. Con la mega beta di Call of Duty. Come state, ragazzi? Tutto bene? State tutto bene? Eccoci qua ragazzoni. Allora, stazione di rifornimento. C'è qualcuno qua? Ti ho fatto un regalo. Ullala! Dov'è? Non lo vedo. Dov'è? Aspetta, dov'è la stazione di rifornimento? È lontana. Dov'è il mio regalo? Che cos'è? Che cos'è, amico mio? Allora, sto International, secondo me. Eh sì, infatti. Sapevo che era questo camion qua. Oh, che cosa? Non riesco a vedere niente, amico mio, aspetta. Devo accendere il computer. Ho avuto per adesso il computer perché stasera c'era Call of Duty, però ho sbagliato. Almeno potevo leggere e fare le cose. Aspetta che io sto entrando, perché qua non mi viene fuori niente. Aspetta, ha sottoscritto l'abbonamento Prime. Grazie, amico mio! Grande Manu! Grazie, grande Manu! Una bella sub da Manu! Grazie, amico mio! No, no, grazie, grazie davvero, mano. Non avevo visto. Aspetta. Eh sì, hai effettuato l'abbonamento Prime. Grazie, amico mio. Che bella lì, mano. Allora, poi grande, grande. Hai ragione, ti do ragione stavolta. Ti do ragione, grandissimo. Ti do ragione, questa volta ti do ragione. Che ci voleva. Allora, 06. Bisogna far arrivare un sacco di gente, amico mio. Bisogna far arrivare un sacco di gente perché, a parte le live box di Marco Drums Games, ma io voglio giocare anche con te, con i ragazzi, eh. Ciao player, grandissimo, come stai? Ci aiutiamo a vicenda. Certo Manu, vai tranqui, le mie lesson di metalmeccanica sono gratis. Maurizio! C'è Maurizio, amico mio! Maurizio, il grandissimo Manu mi ha fatto una sub! E vai, Maurizio! Grande, Morris Gamer, ragazzi! Manu, tagliate i capelli, no, li ho solo spostati, amico mio, guarda! Ma dove cacchio è la sp... No, la pettine! Ah, è qua! Guarda, Manu, esatto, se mi fai lezioni di Tony, io ti faccio le sub! Bravo, bravo! Bisogna cercare un sacco di gente nuova, ragazzi! Da portare sul canale, mi raccomando! Grande, allora Maurizio è mio amico, grandissimo amico Maurizio, e gioco anche con suo figlio, ma Morris, che è un top player. Maurizio, la tua pizza. Oggi sei andato in barca a pescare, amico mio, ma io voglio venire lì. Vai, vai, pausa piscio, pipì. Maurizio, e Lucas! Oh, raga, scusate, mi ho sbagliato il giorno della beta di COD. E allora stasera ho giocato un po' a questo qua. E domani comunque la beta, tranquilli che domani c'è la betozza di Call of Duty. E adesso noi ci giochiamo un po' sto gioco qua. Quando vuoi, amico mio, lo so che non è dipeso da te, dai, prima o poi sicuramente vengo. Adesso poi devo sentire anche il grandissimo Morris per farci una bella giocata insieme, eh? Mi raccomando. E ragazzi, qua andiamo indietro con questo. Allora, fare la manovra con il rimorchio, devo dirvi la verità, è davvero tosta, eh? È davvero tosta. Vediamo un attimo se riusciamo a farla.
Vediamo un attimo se riusciamo a farla. Vediamo un attimo se riusciamo a farla. Io devo andare di là. No. Ciao amici, come state? Grandissimi. Allora, vi devo chiedere scusa perché ho sbagliato il giorno della beta di COD. È domani sera. Io vi aspetto tutti domani sera, ragazzi. E se non siete iscritti, fatevi una bella iscrizione al mio canale. Ciao, ciao Maurizio. Buon lavoro, amico mio. Ci sentiamo dopo. Guarda qua il carretto, lo sposto così perché sennò siamo qua 15 giorni. Allora, ragazzi, io non riesco assolutamente a guidare quei carretti dietro. Sembra che c'ho il riportino, eh. Aspetta che tiro indietro un po' i capelli. Ciao amici di Twitch, come state? Grandissimi. Allora, chiedo scusa ma ho sbagliato il giorno di Call of Duty, ho fatto tutte le anteprime, ho fatto tutto, è domani sera. Quindi domani sera alle ore 20 vi aspetto con Call of Duty, ok ragazzi? Grandi. E adesso stiamo giocando un po' a SnowRunner, che comunque è un bel gioco. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, grandissimi. Oh, guarda qui che roba, guarda qui che bel camioncino. Con il rimorchietto, eh? Come state ragazzi? Tutto bene? Tutto bene amici e amiche di Twitch? Dal vostro Marco Drums Games, una buona sera a tutti, un buon giovedì, domani venerdì, ore 8 iniziamo Call of Duty, finiremo mezzanotte, la una, boh, vediamo fin quando riusciamo ad andare avanti. E siamo qua sul nostro bel camion, andare a prendere le cose fichissime. Oh, Manu, grande Manu. Amo, Carla. Manu ci ha fatto la sub, amo. Adesso arriva anche Carla, eh. Grande Manu. Ok, adesso accende la luce. Ecco qui Carla. Ciao ragazzi. Ciao Manu, grazie. Oh! Grande, vero Manu? Grande Manu. Sì. Ah, ciao Carla, grande Manu. Mi sono infossato col mezzo, ragazzi. Mamma mia. C'è Luca, c'era Maurizio fino a poco secondo fa, c'è Player. Il drago. O quel drago lì prima o poi lo scassiamo, dobbiamo farne un altro, eh. Ancora poco tempo di vita. Però l'abbiamo fatto veramente bene, ragazzi, che... Oh, un drago è caduto. Il drago è caduto. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Allora, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E domani alle ore 8 Call of Duty anteprima mondiale, Call of Duty Modern Warfare 2, bellissimo. Warfare. Io con l'inglese lo mastichiamo l'inglese, ragazzi. Allora andiamo un po' a fare i giri col camioncino. E domani sera invece prendiamo il fucile. E vi aspetto sul mio canale perché c'è anche, amici e amiche, Isonzo che è uscito ieri sera. Isonzo o Isonzo, dipende poi uno come lo pronuncia, no? Ah, qui devo venire col... Aspetta. Allora, Isonzo è bellissimo, ragazzi. È veramente uno sparatutto. Volevo fare quello stasera. Però, avendolo fatto due giorni di fila, Isonzo, non volevo, insomma, un po' esagerare, ecco. E allora ho portato stasera un altro gioco e domani sera invece ci divertiamo. Ah, che bello il trattore! Toro italiano, bello. Vabbè, uno lo compriamo. Prendiamo questa. Dai, la locomotiva, ma sei fuori, Marco. Ciao ragazzi, come state? Ah! Ma davvero? Fico. Ma che figata è? Ah sì, è vero, l'ho tirato giù prima. Ok. No, ma la gru, ma perché me la mettono sempre così piccola sta gru? Che è un mezzo... Ma dai, ma fa ridere il pianale così. Fa riderissimo. Ah, Questo che cos'è? Sella? Questo che cos'è?
Fammelo vedere da lì. Oh, raga, è... Che cos'è sto robo? Sella dedicata. Serbatoio di scorta. Ma no, questo camion... Uè, Almanacco, ciao, grandissimo! Se non sei iscritto, iscriviti al canale! Domani sera Call of Duty, poi portiamo Isonzo, Formula 1, Gran Turismo 7, anche questo gioco qua. Grandissimo, ciao, mitico, ciao, ciao, ciao. Come stai, come stai? Buona serata a tutti, ragazzi, eh? Allora, se siete già iscritti, ragazzi, io non mi ricordo nulla, quindi, ecco, non fateci troppo caso, perché... A volte ridicolo, oh, siete iscritti, poi siete voi che... Tutto bien, bella lì, grande Almanacco, grandissimo. Benvenuto, benvenuto. Allora, io non so se... Mettiamo il cassone, il cassons. Oh, così, così lo voglio, bello grosso. Che figata, ragazzi! Ma dite che c'è anche il rimorchio? Ma no, non si può mettere il rimorchio sto roba. Che figata assurda! 1000 litri! Com'è alto! Girano tutte e tre, tre assi e girano tutte e tre! Ma che spettacolo! Ma che senso ha farli girare tutte e tre? Beh, un senso forse ce l'ha. Un senso forse ce l'ha. Che figo. Ma, allora, fammi vedere un attimo la ruspa. Ce la fa la ruspa? A buttare dentro? Allora, ferma. Cambia. Controllo. Ciao ragazzi, come state? Mitici, benvenuti, domani sera mega live Call of Duty. Stasera purtroppo, raga, scusate ma ho sbagliato proprio il giorno. Ed è domani il giorno di Call of Duty. Ok, vediamo se riusciamo a prendere. Domani sera 40 kill, ragazzi. Giusto perché ho sbagliato il giorno, domani sera davvero facciamo 40 kill, eh? Va bene? Vediamo se c'è un po' di tassi. Un sassolino! Bella lì! Bel bottino, eh! Un sassolino. Vabbè, vediamo, iniziamo un sassolino alla volta. Più cariche che stasera. Certo! Beh, Manu! Eh sì. Io ero carico a 1000. Quando poi ho scoperto che il giorno di Call of Duty era domani, mi sono un po' scaricato. Ho scaricato le pile. Orca loca! No, dai che c'è dentro un sassolino. È perché siamo su ghiaccio, raga. Guarda che roba. Carichi, non so scrivere. Grandissimo! Carichi, carichi. Sì. Ok, guarda, guarda qui. Dai che riusciamo. Vediamo il sassolino che cade. Ehi, Sharder, amico mio! Grande. Oh, ragazzi, comunque, tra pochissimo... Ci sarà? No, il sassolino non cade, ragazzi. Il sassolino rimane qui. Dai, cadi, sassolino. Tra pochissimo, con l'amico Sharder, a parte che forse sabato e domenica giochiamo a Gran Turismo o a sicuramente a Formula 1, con il mio amico Sharder, settimana prossima, martedì credo che è il 20. Ragazzi, sono fuori con i giorni, eh. Credo che è il 20 martedì. Ecco, sì. C'è il gioco nuovo che si chiama Construction Simulator. Io lo dico così, ragazzi, così non sbaglio a dire la pronuncia. Formula 1, se non mi girano i cosiddetti, ci sono. Grande Manu, certo, ti faccio sempre sapere. Poi sapete, ragazzi, che quando entrate nel live di Marco Drums Games, se sto giocando un gioco e c'è l'online, stacco da quello che sto facendo e poi ci facciamo sempre la partitella online, eh? Sharder lo sa, vero Sharderino? Beh, compriamo un Azov, ragazzi, è russo, con un bel V10. Sharderino, allora sto organizzando, amico mio,
una live con un ragazzo da 14.000 follower, che lui fa proprio live di Formula 1, e l'amico Davide La Monica. Quindi se riusciamo e riesco a organizzare nel weekend, sabato sera magari, se ci sei, facciamo qualcosa di veramente fichissimo. Io che cosa dovevo portare? La scusate. Ah sì, il gancio alto. Mi stavo dimenticando che cosa dovevo fare. Cos'è questo? Bello! Fico! Heavy Rescue Add-on Maintenance. Bello! Gancio alto o basso? Secondo me è alto. Comunque la roba di lavorare senza guanti mi ha spiazzato. Perché, amico mio? Spiegami, così chiacchieriamo un po'. Spiegami per qual motivo. Ma perché tu lavori senza guanti? Non ho capito. Oppure lavori coi guanti e sentire che c'è gente che lavora senza guanti ti ha spiazzato. Cos'è che è successo? Spiega a Marco Dramas Games. Ciao amici, come state? Che bello, lo prendiamo tutto verdosso militare o... Io ho sempre lavorato con i guanti e mi hanno detto di metterli solo quando si pulisce. Io ho sempre lavorato con i guanti e mi hanno detto di metterli quando si pulisce. Allora, con i guanti, ma che guanti? Il latex? Sono quelli in latex? Oh, un treno! Ma dai, è un treno davvero. Ragazzi, è un treno. Ma questo, quelli tipo giardiniere. Diciamo che quelli tipo giardiniere, amico mio, sono un po'... scomodi, no? Non li trovi un po' scomodini? Sì, ma vabbè, ma per una ruspa sono troppo. Mi hanno detto che sono pericolosi. Se tu fai sul tornio normale, sì, può brancarti dentro, eh. Ti prende dentro il coso e... sì, effettivamente non, chi te l'ha detto non ha tutti i torti. Devi calcolare che tu... Allora, ti dico così. Allora, prima di tutto, ciao ragazzi, mitici, amici di Twitch, benvenuti. Domani sera Call of Duty in anteprima mondiale da Marco Drums Games. Cioè, non è vero mondiale perché l'avrà fatto mezzo mondo, però spariamo, ci divertiamo tra di noi, eh. Si torni... Ma il guanto non serve a molto. Perché vuoi metterti il guanto? Per non sporcarti le mani? O per i tagli? Perché ci sono guanti diversi, amico mio. Per ogni cosa che devi fare, ti ho spiegato, no? Se hai bisogno di non tagliarti, vendono i guanti antitaglio, che sono quelli anche che usano i cuochi. Mi avevano le istruzioni sulle mani, poi me lo sporco, poi mi taglio. Trucioli sulle mani. Ma che trucioli ti arrivano sulle mani? Che lavorazione fate? Allora, io lavoro con acciai inossidabili, quindi è roba veramente tosta, è anche quella della presa. Sono bollenti. Ma non avete ripari, scusami? Non ci sono i ripari? E non c'è il riparo? Ti arriva sulla mano, ti arriva il trucciolo? Mi sembrava dalla foto di aver visto che c'era il riparo, anche perché è di legge il riparo, quindi dovrebbe... Ah ok, sono quelli del Carlo Pudega, come si dice. Sono quelli fatti un po' così, alla buona.
Sì, nel senso, allora uno fa un po' quello che vuole, diciamo la verità. Ah, mio cugino. Allora, diciamo che ognuno fa un po' quello che vuole, nel senso, se uno vuole lavorare con i guanti, però su certi tipi di lavorazione hanno ragione, è un po' pericoloso. Perché se ti branca dentro ma no, ma che cacchiarola. Se ti branca dentro il mandrino ti strappa via le dita. Ciao ragazzi, come state amici miei? Come mai? Come mai? Come mai? Non sta salendo la rampa? Ma che cosa? Allora mi fanno una sulle macchine? Perché va solo una? Fammi capire. Ma cosa è successo sta rampa? Ciao amici! Come state? Allora ragazzi, domani sera Call of Duty ore 20. Mi raccomando, venite sul canale di Marco Dran, se non siete iscritti iscrivetevi. Scrivetemi in chat così vi saluto. Adesso stiamo facendo il mitico SnowRunner. Non riesco a capire perché la rampa non funziona. E niente, domani sera giochiamo di brut. A Call of Duty, giochiamo un bel po' a Call of Duty, raga. Perché mi si è scassata la rampa? Fammi capire. Camion. Dai, prendi in giro. Vabbè, ci sta. Ma ha preso in giro la rampa. Dai, andiamo. Allora, dobbiamo arrivare qui. Allora, ragazzi, quindi domani sera Call of Duty. MV2. Bellissimo. Dov'è il Tetra? Tatra, no, Tetra. Dov'è il Tatra? Il Tatra è qui. Ah, ok, quindi ci siamo, dai, perfetto. Perfetto, ragazzi. E niente, allora, quindi domani sera, vedete che bello il camion dentro. Domani sera ci facciamo. Questo ha un gancio pazzesco, raga, eh. Si può portare roba anche più grossa di una ruspa, sinceramente. Però adesso mi serve portare la ruspa. E poi bisogna avere un angolo di sterzata molto ampio, perché poi dietro il carretto stringe mica male. E niente, comunque domani sera Call of Duty, Marco Drums Games, vi ringrazio che siete venuti anche stasera, ho sbagliato giorno, pensavo che era stasera. Invece è domani la beta, sono entrato prima, ci sono rimasto malissimo, vi devo dire la verità, io ho fatto tutte le copertine, tutta la pubblicità per oggi, però la facciamo domani. E allora stasera ho deciso insomma di giocare un po' a SnowRunner, visto che Isonzo o Isonzo, poi dipende da uno come lo pronuncia, che è il gioco che è uscito l'altro giorno, l'ho portato 2 giorni di fila sul mio canale, ma lo porterò ancora perché è bellissimo, un gioco della prima guerra mondiale sul fiume Isonzo, Isonzo. Vi dico la doppia perché un'amica prima mi ha detto di pronunciarlo in maniera diversa e io non so qual è la maniera giusta, lo pronuncio in tutte e due, tanto il canale io faccio quello che vuole. Allora, andiamo da dietro che vi faccio vedere questo bel vagonozzo. Questo è un vagonozzo da paura. Comunque ci saranno tantissimi altri giochi che giocherò anche con l'amico Manu, con Morris, Call of Duty, il grandissimo Morris dei Kulesh. Voglio giocare anche con lo streamer Davide La Monica, che faremo delle live anche con un altro ragazzo. Adesso devo fare pure i corsi sulla sicurezza. Beh, quelli per forza, amico mio. Quelli per forza. Allora, devo far scendere la ruspa. Frena. Perché già qui c'è la sminchiazza qui. C'è tutta la roba brutta sulla strada. Ok. Ok, ai, frena, frena, frena. Siamo su ghiaccio, raga, eh. Mi sembra perfetto. Vediamo la rampa. Disimballiamo. Cambiamo. Accendiamo. Tiriamo via freno a mano. Non tirare via freno a mano adesso. Che legnata, che legnata raga, scusate, ma allora vai.
Non mi ero reso conto che siamo su in salita e siamo, allora andiamo giù con la benna. Allora faccio questo lavoro perché tutte le volte che vengo su di qua è sempre una gran rottura, che c'è tutti i sassi sotto. Vediamo se riusciamo a spostare sti sassi. Ok, allora facciamo la benna. Allora, i comandi non sono semplici, raga. Adesso mi si è incastrato anche il sassolino. Poi tra l'altro sono anche qui con il camion. Ok, vai. Vai. E mi salta. Ma perché fai salterelli, sta ruspa? Ma perché fai salterelli, ruspetta? Allora ti devo buttare giù di più. Ok, allora diciamo che a me frega nulla. Ok, così si fa. Scusate così tanto. Allora. Ok. Oh, brava ruspa. Ok. Vediamo se ho tolto tutti i sassi. No, ce n'è ancora uno. Uno ce n'è. Fai giù. E niente ragazzi, allora domani sera ci spariamo di brutto Call of Duty. Bello, io l'ho comprato, quindi poi day one ci siamo. Ci sarà anche il gioco God of War, raga. Ok, dai che questa sicuramente l'ho spostata, vedi. Dai, torna indietro, torna Andrea. Bravo. Ok. Ci sarà anche sicuramente Call, poi Protocol, che non mi ricordo mai come si chiama quel gioco lì. Tanti giochi, God of War, sì, quello lo voglio portare al day one, amico mio, God of War e tanti altri, anche se so che magari qualche nostro amico lo compra, lo vuole comprare e quindi magari non è proprio, però io vi consiglio lo stesso di venire a vederlo da Marco Trans Games perché sarà veramente figo, eh. Bravo Manu, grazie che ci sei, Callisto Protocol, bravo, proprio quello lì. Callisto, poi ho già preso Hogwarts e ho già preso, che sarebbe vabbè quello di Harry Potter, e ho già preso anche, come si dice? Bisogna far così per far salire i sassi. Ho già preso, qual è l'altar? Forspoken. Dopo voglio fare delle grandi partite con l'amico Manu, che è qui con noi stasera, grandissimo, e facciamo delle partitozze a... abbiamo detto che cos'è che giochiamo, Manu? Non me lo ricordo già più. Pensa che memoria, raga. Avevamo detto oggi che dovevamo giocare a un gioco, che devo anche tirarlo giù, tra l'altro lo tiro giù stanotte. Ah, Knockout City, un bel gioco dell'Electronic Arts di qualche mesetto fa, penso che sono già ormai alla season 3 o 4, credo. Sì, infatti, no. Sì. Eh sì.
Allora, voi ragazzi non potete capire quanto è incasinata sta ruspa, perché sta ruspa è una mod, non è proprio del gioco, quindi i mezzi del gioco sono fichissimi, questi qua con le mod qualche problemino anche proprio di cosa ce l'hanno, eh. Come qua, perché una ruspa del genere non riesce a spostare due massi? Non ce la fa. Ok, dai, dai. Sì, a me interessa solo che me li porti fuori. Ecco. Ah, che bordello. Sì, non devi fare così, ruspa. Perché fai così? Se c'hai giù la benna, perché fai così se c'hai giù la benna? Perché, ruspa, mi fai così? Perché mi fai queste cose un po' strane? Ok, dai. Dai che stai andando bene, dai che stai andando benissimo. No, sul camion, no, sul camion. Stavi andando benissimo. Allora, ferma, fermi tutti. Ma perché mi toglie i comandi ogni tanto? Ok, dai. Ne farò un po' alla volta perché pesano sti sassi, credo, eh. Ok. Allora, il nuovo gioco che arriverà settimana prossima, ma perché mi toglie il ban, il coso? Allora, il nuovo gioco che arriverà settimana prossima sarà di costruzioni anche lui, eh? E lì veramente con le benne, scavatori, un sacco di roba fighissima, eh? Perché a volte non prende, perché sì, la strada è tutta storta e qua siamo tutti d'accordo. Ciao amici di Twitch, come state? Grandissimi. Allora, domani sera Call of Duty in anteprima, raga, vi aspetto domani sera. C'è anche il camion che non è che aiuta, e se io sto camion qua lo sposto un attimo. La ruspa è una mod, sì, la ruspa è una mod, infatti non ha proprio i comandi fluidi e fighi del gioco, infatti fa cose un po' strane, a parte che qua siamo sul ghiaccio, quindi un po' potrebbe anche essere, che fa un po' fatica a prendere, infatti forse adesso riusciamo. Work? Serio? Serio? Ci abbiamo preso su. Il sassotto! Boom! Che figata! Allora, questo punto della strada è sempre un casino perché devo tagliare con il camion. Allora, in teoria, scusami un attimo. Perché io dovrei prendere da una strada in salita quando posso andare verso il basso con una strada in discesa? Fammi capire anche te, Marco, qual è il... Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti in Marco Drums Games. Se non siete iscritti, iscrivetevi immediatamente. Domani sera Call of Duty. Domani sera Call of Duty insieme, raga. Porca loca, come si inchioda. Perché è tutta una strada un po' brutta questa qua. Però che fa queste cose qui strane non è tanto bello. Perché va tutto storto così che io sto girando? Perché mi vai tutto storto, ruspa?
Ok, dai, abbiamo preso abbastanza. Vediamo un attimo se riusciamo a girarci. Ma sì, ma qui sono soltanto rametti. I rametti ce ne freghiamo. Allora, la ruspa è così, dal dentro, quindi è bella incasinata, sinceramente. Fa andare in pappa il cervello. Allora, ecco qua Marco Drums che spacca un altro cartello. Non lo faccio apposta, vi giuro, raga. E gli ho messo anche i sassi sopra. Giuro, Sharder, non lo faccio apposta. Li spacco tutti questi cartelli. E poi povera la gente che fa gli incidenti. Allora, ragazzi, Manu... Oh, è Sharder! Allora, Manu, Sharder, penso che lo conosci, però è il... Ciao, grande Manu! E, ciao, Manu! E, grandissimo! E Sharder è mio caro amico e anche capo team di Marco Drums Games MDRT, Marco Drums Racing Team. E giocheremo insieme a il gioco delle costruzioni e ah sì, bravo. E invece Sharder, Manu stasera mi ha fatto una bella sub, grande Manu, grandissimo Manu, grande, davvero. Ok, ci sta di brutto. Ok, allora sto andando un po' storto, ragazzi, ma io devo capire perché non... Perché non mi dai i cingoli? Ho giocato l'altra sera. Quando poi sono uscito. È tutto buggato, lo so. Ah, è vero. Scusa, è vero. Ci avete giocato insieme. È vero. Non me lo ricordavo già più. Sapete che io ho la memoria tipo di crescettino. Allora, stasera c'era un altro aggiornamento però, Manu, Vero, raga? Madonna, sta ruspa. Ma come mai se... l'ho scassato. C'era un altro aggiornamento di Formula 1, Credo che hanno sistemato, Credo che hanno sistemato. Ma dai, ma perché fa in sci? Ah, ho capito perché fa così, perché la strada va in discesa. Marchito. Ok. Quindi frena. Allora, io ho un po' rinunciato invece all'online perché mi manda sempre e mi si bugga. Quindi sì, un po' so cosa vuol dire, Manu, che si sconsola un po' con certi giochi quando non funzionano. Non so se ti dice così come ho detto. Però sto camion ha rotto le Zebedei. Aspetta un attimo. Che cioè Tatra, sinceramente. Chihuahua. Com'è bella la strada così, raga. Allora, dispiace aver abbandonato Sharder, non è ingiocabile. Sì, no, guarda che Sharder lo sa, è grandissimo. Buona l'acqua frizzantina, raga. Allora, Twitch. Stai con la Mercedes, grande. Devo mettere la passo, vabbè, lasciamo stare stasera. Twitch su computer, lo vedo domani. Mi ha cambiato la password. No, non fare cose così strane, ruspa, butta tutto qui i sassi. Allora, ogni tanto mi chiude il controllo. Ok,
E tira su sta benna. Ok. 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 Adesso andiamo a consegnare i cosi di petrolio, eh. Dai, andiamo dal contrario allora. Tiriamo giusto albero, che tanto così non serve a nulla. Sta bene, Marco. Cacchio, sei incastrato dentro l'albero adesso. Va, 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 che va dritta. Incredibile sta ruspa, non ce la fa ad avere grip. Eppure c'era scritto che sul... Vabbè, a parte che non c'è il ghiaccio. Ok, c'è un aggiornamento, c'è un aggiornamento, me l'ha fatto prima quando ho acceso. Infatti ho pensato subito a te, ho detto speriamo che abbiano messo a posto quella cosa lì che diceva Manu, perché davvero, cioè, ha tolto il forse, è terribile. Questa ruspa è una cosa incredibile. Sì, allora nel weekend sicuro, amico mio. Mettono a posto una cosa e ne scassano un'altra, Manu, ma è un po' tutto così, tutti i giochi del giorno d'oggi escono mezzi buggati, mezzi non finiti, non si capisce nulla. Io spero domani sera, visto che Call of Duty ne hanno fatti 50, che almeno il Call of Duty sia giocabile, capito? Perché sinceramente ho dubito anche del Call of Duty, sinceramente. E ne hanno già fatti 50 di Call of Duty. Però ogni volta sembra che ripartano da zero, no? Che bella roccia! E comunque ridendo e scherzando ho pulito la strada, eh? Ok. Bravo. Vabbè, si può anche lasciare lì quella lì, eh. Non consuma tantissimo la ruspa. 3,7, 1 e 4. Boom, sciacalaca. Allora, 4 sassolini, sinceramente possiamo... Va, 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 come si ingrippa. Allora, 4 sassolini li lasciamo lì, anzi. Dai, facciamo l'ultima passatina se ce la fa, perché sta ruspa... E poi andiamo a prendere i barili. Però vi devo dire la verità che ho fatto un gran lavoro, perché questa strada è sempre una rottura. Guarda come scivola! No, ma che roba, dai! E settimana prossima, ragazzi, non vedo l'ora che ci siamo su Construction, Construction Simulator, che è veramente un gioco fichissimo di costruzioni, eh? Ok, io direi che ci siamo, basta. Sì. Ok, andiamo a portare la fisica, è fatta bene. Sì. No, ma tu stai parlando di questo gioco, vero? Sì, è fichissimo. Construction Simulator, secondo me sarà figo anche lui, eh. È un farming simulator con no. Ciao amici di Twitch, domani sera Call of Duty è in beta, mi raccomando ragazzi, venite tutti che ci divertiamo a giocare, così se poi avete delle domande, volete chiedere qualcosa di Call of Duty, possiamo vederla insieme, ok raga? Quindi domani sera Call of Duty, qualcuno di Twitch, 4 giorni mancano, sì amico mio, 4 giorni a Construction Simulator. Allora, io Sharder ti lascio la ruspa, però vorrei usarla anche, quindi
Allora, io ti dico, facciamo un accordo scritto. Allora, una volta la usi tu, una volta la uso io. No, vabbè, dai, vediamo, perché magari mi piace andare in giro col camion. Però vorrei usarla la ruspa, eh. So che tu sei più bravo di me sulla ruspa, però vorrei usarla. Cacchio, ma che roba! Allora, io non ce l'ho il vericello qua. Non ce l'ho il vericello. Incredibile. Sì, 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 sì. Bravo, bravo, Manu. Grande, grande. Giudice supremo. Sta venendo anche buio. Allora, è impossibile, raga, da tirar dentro. Vediamo una cosa, allora. Cambiamo il camion. E vediamo se col vericello... Allora, prima di tutto saltiamo e andiamo a giorno, perché a me della notte non me ne frega nulla. Il giudice serve sempre. Grande Shard, è vero, hai ragione, hai ragione. Ok, qua. Giudice Stranamore. Ve lo ricordate, ragazzi, il giudice Stranamore? Io non me lo ricordo, però mi ricordo c'è una mosca che sta andando sul filo della mia webcam. Allora, perché devi prendere 174 punti quando io devo prendere la benna? Ok, perfetto. Vediamo se riusciamo a farla salire col vericello. Ok, quindi la ruspa la guido. Ok. Ok. Allora, sarebbe da tirare un po' sta ruspa, eh. È un po'... Allora, facciamo così. Così almeno non cade. Perfetto. Perché io adesso devo mollarla. Ok. Ok. La ruspa non ha assolutamente nessun aggancio. Ok, ha agganciato. Ok, raga. Ok, raga. Quasi. Sono un po' fuori. Dai, ci siamo quasi. Se buttiamo giù la roba ci siamo. Dai. Ciao amici di Twitch. Allora. Dai. Sì, ma non devi andare indietro mezzo chilometro. Allora, facciamo così. No. No, 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 che cosa ho combinato? Collega rimorchio, ok. Allora, aggancia vericello. Lo agganciamo alla ruspa. Agganciamolo. Beh, dritto sono dritto adesso, eh. Comunque. Mamma mia, quando mi deve prendere il mondo intero di tutti gli alberi, quando mi devi soltanto prendere la ruspa. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Ok, buona. Ok. Ok. Ma tutte e due sono su? Perfetto. Così mi piace, così mi piace. Perfetto. Forse in balla e mezzo i veicoli. Oh, ce l'abbiamo fatta, amici miei. E adesso
abbiamo fatto un bellissimo lavoro qui, questa strada aveva caduta a massi ed era un casino tutte le volte venire su di qui, invece guardate che lavoro incredibile, qualche sassetto ci sta, urca. Ok, allora cambia camion, andiamo col Tatra. Questo è un 4 assi e girano 4 assi, o forse solo la seconda non gira, secondo me girano tutto, però porca loca. Qua bisogna stare attenti perché qua è ghiaccio, Allora, 1, 2, 3, tac, tac. Ok amici, allora come state? Come state? Allora posso anche spegnere il computer perché tanto non c'è nulla. Devo anche importare i video che ho fatto qui, le live su Twitch, su YouTube. Però devo mettere user e password e chi se la ricorda devo andare a recuperarla. Mamma mia come sbifora. Questo Tatra devo salire con le stelle per poter... Ah, guarda che c'era un mezzo qua. Come frena. C'era un mezzo qui, l'avevo abbandonato qui per andare su di là. Ma è aperto adesso, AVD. Si può andare al passaggio di qui? È ancora chiuso. Questo passaggio bisogna sbloccarlo. Era per questo che non sono andato. Però ascoltate un attimo, sinceramente, io devo andare a prendere solo due cose di carburante. Io ci vado con questo qua. Lascio camion in giro, ragazzi, come se non ci... Ecco i cartelli. Lascio camion in giro come se non ci fosse un domani, proprio in maniera pazzesca. Ok, andiamo qui dal benzinaro. Dal benzinaro famo la benza. C'è anche un carretto lì, l'ho dimenticato credo. Ok. E poi andiamo a fare l'impresa. Quindi se avevo la gru li caricavo io. Non avendo la gru. La carica ne prendo. Ah, questo ne ha tre, sto rimorchio lungo. Bello, porca! Oh, devo stare attento, Allora, dov'è che devo portarli? Al porto. Porca loca, raga. Siamo qua? Allora, andiamo un attimo. Se facciamo questa strada qua. Esatto, è tanta strada, Oh, è questo alberello qua, lo tiriamo giù? Sì. Bella lì, l'alberello che lo tiriamo giù, mi piace. Ok, AVD, blocco differenziale, andiamo con tre barilotti, con tre bancali di barilotti. Ah, proprio, sto andando su una stradina proprio bella, Non la ricordavo che questa strada era così. Urca. Adesso sto facendo le missioni un po' così. Dovrei sbloccare la missione che mi porta nell'altra mappa. Almeno vediamo insieme l'altra mappa. Però devo andare a beccare qual è la... Adesso facciamo questa ormai. Prima ho fatto e l'ho registrata, pubblicherò i video su il trasporto di legname, perché poi alla fine questo gioco qua la maggior parte è il trasporto legna. Ho preso dei camion appositi per fare il trasporto, ma devo montare il video, allora dopo magari lo monto o domani e lo pubblicherò. Orca loca, ma sei serio? Facciamo un po' le sorpressioni. Sta alzando solo le 10, ma non sei qua, vabbè. Si impunta un po' davanti,
Ah, qua freniamo ancora perché... Domani Call of Duty, amici. Call of Duty insieme. Appena torno dal lavoro, magari già alle 6 facciamo una live, eh. Vediamo un attimo. Magari già alle 6 cominciamo in live fino a sera, eh. Perché Call of Duty, ragazzi, lo voglio provare bene, lo voglio portare per bene in live. Domani è venerdì, sabato poi credo che faremo Formula 1, ma dobbiamo organizzarci un attimo, eh. Allora, dentro è molto bello, però con le sospensioni, il fattore che si sballotta tutto, o voi fate così, tipo quando vedete come me che gioco, allora vi sballottate tutti e il cervello dice, vabbè, allora sei davvero su sto camionozzo brutto, se no vi manda in pappa il cervello, allora mi conviene farlo vedere da fuori. Ah, guarda qui che bella strada brutta, con un sacco di sassi, interessante questa strada, eh. Beh, non ce ne tanti. Effettivamente si possono, mamma che sonno, scusate ragazzi. Effettivamente si possono anche saltare. Però magari se poi il giorno non c'è niente da fare, vengo qua con la ruffa. Anche perché un pelino ci sto prendendo la mano. Però è ancora tosta la ruffa, eh. Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi e ragazze? Grandi, benvenuti Marco Drums. Domani Call of Duty beta, credo che già alle 5, alle 6 di pomeriggio siamo già in live. E poi domani sera. Ah, questo è un bel punto per venire a pulire con la ruspa. Guardalo qua. Allora, fermiamo l'ambaradà. Allora, quale camion? No. È l'Azov? No, il Western? No, il Golia? No, Azov? No, il Tatra? Ok, è lì vicino, il Golia? No, International Five Star? No, e l'Azov che dovrebbe... questo Azov, no? Questo. Ai 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 caramba, devo arrivare in dall'altra parte, quindi per fare questo tragitto, tra l'altro c'è un potenziamento lì, eh sì, è assolutamente, i cartelli vanno giù tutti. Ok, i cartelli li tiriamo giù tutti, mano. Stai tranquillo che ci pensa Marco Drums i cartelli. Allora, la facciamo in retro o è impossibile? Vediamo un attimo. Impossibile. Allora, è contrario, bisogna andare al contrario, eh. Ma qua c'è proprio il curvotto, eh. Siamo contro muro, poi sto buttando dentro i sassi che avevamo tolto prima. Vedi i sassi? Li sto ributtando dentro la strada, non va bene. Solo per fare la manovra. È una manovra che non esce, raga. Perché sono troppo a bordo strada e sto ributtando dentro i sassi e non è una cosa che mi piace. Allora andiamo più avanti e ci giriamo. Eh sì, questo è un bel carrellozzo, eh, devo dire la verità. Va, un sasso e si è rificcato in mezzo alla strada. Ok, da dentro è molto bello, però non si vede un cavolino di bruciare, poi fa tutto così. Allora adesso io devo girarmi e tornare indietro. Il problema è trovare
un posto dove girarmi. Questo non è un furgoncino, eh. Allora. Oh, va, va, come è fritta. Ok. Tra lo spostiamo magari un attimo invece di piantarlo qua. Giù il cartello. Manu, giù il cartello. Che figata. Ah, cambia veicolo, dai, cambia il veicolo, è là in fondo, non lo vedi? Porca loca. Il problema è che se io li vado sopra allora si chiama RNG. Ma qual è ne ho talmente tanti Sharder, amico mio, ne ho talmente tanti che non so neanche perché compro così tanti camion. Allora, Golia, Pacific, Azov, l'Azov, quello della miniera, è il Pi-Star, non è il Pi-Star, è il Bor, l'Azov speciale, eccolo qua, ecco, quindi facciamo la manovra, eh? Adesso è un po' meglio fare la manovra, perché ho... Ma dai, c'è anche la zanzara, la mosca. Vai, mettila dentro. Ok. Mio... Mamma mia, oh. Allora. Devo fare le manovre al contrario, eh. Oh, zanzara, mosca. Zitta e mosca. Ok, così. Poi a un certo punto bisogna dargli dietro, perché se no chiude, tende a chiudere il rimorchio e siamo fritti. Ok, manovra eseguita correttamente. Finish him. Fight, combattimento. Da quando vince, com'è che dice? Quando vinci senza che lui ti prende. Porca loca, non mi ricordo. No, non lo ricordo proprio. Ricordo proprio quello che dice quando non lo... Flower Victory, boh, mi sembra. Vabbè, questa strada l'abbiamo pulita noi con questa mega ruffa, eh? Quindi allora spostiamo la ruspa in un punto qua l'ho fatto io il danno, era di fianco, vabbè, ma c'è stato talmente piccolo che ce ne crediamo, eh. Ai, no raga, botta. Non ho rotto nulla, bella lì, che legnata che ho preso. D'altronde ho frenato. Comunque la ruspa è grossa, eh. Non è una ruspa di quelle piccole questa qua. Ok.
sì. Il muro, fratello. Ho beccato una legnata, per fortuna che l'ho spaccato tutto in mezzo. Per fortuna che non ho spaccato tutto. Potevo spaccare, eh. Allora, sai cosa faccio io? Normalmente quando, ecco qua, quando questo Azov non lo sto usando a niente. Questo era uno dei primi che ho scoperto che era fichissimo, e con questo qua io mi facevo praticamente tutta la mappa, e dopo ho scoperto camion più fighi e le mod, e questo qua poverino è rimasto un po' così, un po' qua così. Però la cosa fighissima che ho scoperto è che comprando questo ti dà il carretto completamente pieno. E quindi non bisogna andare a far benzina a riempire il carro, basta comprarlo, metterlo qui, aia, parcheggiarlo, ripara, ripariamo quell'altro e l'abbiamo riparato, ok. Poi rifornisci di benza e riforniamo anche MK, no, da rimorchio a Lazov, ok, grande. Fermo il motore, cambio il mezzo, grazie, grazie per la benza. Ah, aspetta un secondo, aspetta un secondo, puoi farmi la benzina anche a coso, eh? Infatti, fammi benzina anche alla ruffa. Allora, cambia veicolo, vai. Sta arrivando la notte, a me non piace. Ma non per niente, perché è scuro. All'inizio non sapevo neanche se si poteva saltare il tempo. Me l'ha detto il mio amico Kevin. È un po' sul cordo, un po' sul guardrail, eh. E qua è stretta. Qua è un po' stretta la strada. Sto un po' attento. Qua comincia già a esserci un po' di massi, eh. Allora, poi sul canale voglio portare Destiny, la regina dei sussurri. Poi voglio portare Orca loca, vedi? Vedi che c'è quei cosi lì? Caspiterina. Voglio portare un po' di giochi, ragazzi, eh. Ho un sordo. Allora, mi sa che tra un po' ci arriviamo lì, eh. Perché comunque questo camion viaggia, eh. Lazzo, beh, tanta roba. Siamo quasi, raga. Oh, 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 oh. È qui, eh? Sì, sì, sì. Allora, facciamo una cosa intelligente, non come prima. Così, poi disimballa, attiva rampa. Ferma, cambia, tac. Allora, automatico, controllo, ok, ok. Che botta. Ogni volta che scendo si becca l'incornata. Ok, benissimo. Partiamo che è in discesa e non tiene una sega sta ruffa.
Ah, avevo mutato, raga, avevo mutato. Scusate, scusate. No, ho detto no al camion, no. E scusate che... Ho dovuto usare la ruspa, ma era doveroso. Sì, avevo mutato, scusa Manu. E non lo so neanche perché ho mutato, tra l'altro. Perché non va? Si è rotta? Ah, ok. No, ho capito, ho tolto la marcia automatica. Allora, la marcia devi smetterla, Marco, ma devi fare controllo bucket per... Ok, adesso ci siamo. Ok, dai. Vai, prendi tutte le rocce, spostale. Spostale tutte, dai, amica mia. Dai, ruspa. Ah! Poi quando fa così mi fa arrabbiare. Le ha prese tutte. Vedi? Che le ha spostate tutte. Poi... Ok, dai. Dai qui. Frena che vado con il camion. Anche sto camion ha un po' rotto, l'ho brancato un po' dentro comunque, raga. Facciamo così, va, scarichiamo la quarta roccia, che ha rotto anche sta roccia. Immaginate se non dovevo togliere le rocce, che non si può, non ha salvato e domani sera me le ritrovo tutte. La prossima, spero di no. L'unica cosa spero di Construction Simulator è che i comandi non siano così incasinati, perché questo ce li ha incasinati, eh. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti. Stasera un po' di ruspa, ma domani sera Call of Duty, raga, Call of Duty. Quindi vi aspetto domani sera anche alle ore 18, appena torno a casa dal lavoro ci colleghiamo subito col Call of Duty, così almeno riusciamo a giocarci un bel po', raga, riusciamo a provarlo per bene. Vabbè, comunque me le ha buttate, ora ci ha trovato da attaccarmi. Ok, io direi che siamo messi abbastanza bene, Ok, allora alziamo, buttiamo giù la roccia. Qui abbiamo fatto proprio un bel lavoro, E ce n'è anche più avanti di là. Allora, facciamo così, un secondo. Cambiamo il veicolo. Ma che ore si sono fatte, ragazzi? Mamma mia, già le 10:10. Incredibile. Allora, io dovrei togliermi un attimo. Così lascio il comando alla ruffa e mi togli anche i sassi da qua, e c'è anche sassi di là, vabbè, oggi facciamo di qua, dopo no, dove il cielo non me ne frega niente. No, cambia veicolo, è troppo distante. Allora, qual è la ruspa? Fammi vedere come si chiama. Azov, no, questa è la ruspa. Come si chiama la ruspa? RNG. No, okay. È appena gli dai un po', guarda come si alza, guarda come si alza. Dai, vai indietro. Io che cosa è successo. Ok,
None. Uè, Manu, ciao amico mio, come stai? Grandissimo. Manu, domani sera, amico mio, Call of Duty, mi raccomando, anche se hai cose da fare. Ma cos'è questo titolo? Allora, è un po' un titolo... allora, io stasera... Anch'io la beta, sì, è domani però. È domani, amico mio. Mi sono sbagliato, ho fatto tutte le grafiche oggi. Benvenuti stasera alla beta, la beta. Poi mi sono accorto che non era oggi, ma è domani. E allora, praticamente, vabbè, mi sono fregato. Ho detto, dai che magari qualcuno entra dentro a vedere se sto giocando davvero la beta e magari entra dentro anche domani. Oh Manu, allora, ma possiamo giocarla insieme domani sera la beta? Tu ce l'hai su Play? Amico mio, c'hai la beta anche te? Si può fare una bella partitozza, dai, ci organizziamo. Sono il giocatore di COD di brutto. Perché non ci facciamo? Sì, sono da Play, dai. Ci mettiamo d'accordo domani sera. Tanto io, guarda, domani arrivo alle 5 e mezzo, no, alle 6, scusami, dal lavoro. E quindi diciamo che comincio già magari a far vedere agli amici. Dai, mi piace sta cosa, Manu. E comincio già a far vedere agli amici. Chiaramente, ragazzi, domani sera vi aspetto con Call of Duty la beta, E ci sarà anche Manu, adesso stiamo vedendo. Io sono già sulla beta. Io alle 2 sono già sulla beta. No! Vabbè, io torno alle 5 e mezza. No, sono le 6 in realtà. Porca loca. Mi saprai dire tu tutte le cose della beta allora, Come il gioco. Bella Manu. Allora, dai, che qui abbiamo finito. Ah no, in realtà non abbiamo finito. Ciao amici, come state? Grandissimi. Allora, domani sera, di sera ci sono lo stesso. Ok, dai. Allora, tanto io torno a casa, sono in beta. Spero che sia una figata. Sì. Allora, io credo di sì, lo spero tutti gli anni, non è sempre così, però dovrebbe essere una figata questo Modern Warfare 2, ragazzi, quindi sì. Domani alle 5 e mezza Marco Drums Games è in live su Twitch, sono live con voi, ragazzi, con la beta. Quindi, no, alle 6, dai, 6 e mezza, diciamo, ora che torno faccio la doccia e tutto. E poi giochiamo tutta sera, quindi se volete entrare, volete chiedere informazioni, volete chiedermi magari di giocare a una mappa piuttosto di un'altra, farvi vedere un fucile, una pistola, qualcosa, basta che lo dite, ok ragazzi, entrate, scrivete e io vi faccio vedere tutto quello che volete. Poi probabilmente domani gioco col grandissimo Manu, quindi è ancora più figo. Guarda che mega ruspetta, Manu. Domani sera quando sei live ci sentiamo. Sì. Va bene. Ma è come sei sulla Play, amico mio? Perché io non mi ricordo nulla. Sai che non mi ricordo nulla. Ormai mi conoscete, ragazzi. Non lo faccio apposta. Ma di solito io non mi ricordo nulla. Quindi, in teoria, magari abbiamo giocato anche 100 volte insieme, ma non ricordo... come sei sulla Play. Sei sempre come il Nick qui sulla Play, Manu. Poi tra l'altro, ragazzi, Manu, c'è anche un altro Manu, amico mio grandissimo, che mi ha fatto una sub oggi, che ringrazio tantissimo, che si chiama anche lui Manu. Manu Ultra, ok, Ultra, Manu è Ultra. Devo ricordarmelo, amico mio, perché sinceramente il mio problema è solo quello. Vabbè dai, comunque io sono in live, quindi quando mi vedi in live entri dentro come hai fatto adesso e ci si mette d'accordo, ok? Perché sinceramente dirti che mi ricordo è un parolone. Lo so, amico mio, ma non mi ricordo, magari domani sera dico io devo giocare con Manu e non mi ricordo come ti chiami, perché è così che va a finire. Poi sarò emozionatissimo per il nuovo Call of Duty, quindi figuratevi, ragazzi, io mi esalto quando ci sono i giochi nuovi, E poi ragazzi, attenzione che il 20 giocherò insieme all'amico Sharder e Kevin a Construction Simulator, io lo dico tutte.
Allora, domani sera la live la comincio appena torno dal lavoro, quindi in teoria dovrei startare la live alle 6, 6 e mezza, ok? Poi mi fermo magari a mangiare, però non so se a quel punto mi fermo a mangiare o lascio magari la live aperta lo stesso, e quella mezz'ora, quei tre quarti d'ora per mangiare, e poi vado avanti. Se no magari fermo solo nella pausa dalle 7 alle 8 e poi dalle 8 in poi andiamo avanti fin quando ce la faccio, perché comunque bravo, dai mano, sì, tra l'altro se ci sono anche i tuoi amici, se c'è anche altra gente che vuole giocare, ragazzi, tranquilli, possiamo giocare insieme, che avete la beta o anche solo per curiosità, o se volete vedere com'è il gioco, le mappe, le modalità, venite in live e vi facciamo vedere tutto, vero Manu? Ecco, così diamo una mano anche ai nostri amici di Twitch se vogliono vedere qualcosa in particolare. Grande Manu, grande. E invece con l'altro mio amico Manu dobbiamo giocare a Knockout City, ci giocheremo tra un po'. Ciao Manuel, grazie mille Manuel, dai, ci vediamo domani sera, ok? Bella lì. Fai pubblicità Manuel, a scuola tua, oppure ai tuoi amici, parenti, così siamo in live insieme, ok? Dai, una bella pubblicità, così domani sera entra un botto di gente. Ciao amico mio, buonanotte. Buonas noches. dai, che ci vuole, ci sta per pubblicità. ciao amico mio, buonanotte. Buonas noches. Anch'io faccio un'altra mezz'oretta, poi vado a letto, ragazzi, sono veramente distrutto. Notte Manuel, grandissimo, buonanotte, stammi bene amico, ciao. Io intanto vado su con sta ruspetta ed è sempre un po' un casino andare su con la ruspa, perché si comporta un po' male questa ruspetta, si comporta male, no. No dai, sei serio? Dai, dai, tirati giù. No! Vediamo se riesce a ribaltarsi. Cacchio, mi sta spostando il camion, raga. Non ci credo. Mi sposta il camion. Allora, ragazzi, ho fatto un po' un disastro, Allora, attacchiamo il vericello. Ok. Vediamo se riusciamo a tirare la dritta. Sì, fermo. Fermi tutti. Grande Drum. Vabbè, dai, non ha fatto tanti danni. Ok, sto. Questa ruspa è particolare. Poi siamo su ghiaccio, quindi quando va indietro lei se ne va un po' dove vuole. Allora, devo fare il metodo di prima. Il metodo di prima è questo qua. Andiamo più o meno. Allora, se la lasciamo accesa... Orca loca, perché c'è il ghiaccio, raga. Ok, frena tutta. Ok, cambia camion, vericello. Sì, questo.
Ok. Allora, prima ho visto che vericellandolo stare tranquillo perché non ha la potenza. Allora, io lascerei un attimo qua e poi gli do un'altra vericellata da un'altra parte. Allora, invece, esatto, qui. Ok, qua. La tiriamo un po' verso sinistra questa ruffa. Porca loca. Oddio. Ciao Manu! È entrato prima il mio amico Manuel. E allora praticamente abbiamo deciso, amico mio, che domani sera giochiamo a Call of Duty. Quindi domani sera quando torno dal lavoro, quindi 6, credo, 6, 6 e mezza, cominciamo già la live. Sto giocando e sto guardando sul secondo monitor. Grande, amico mio. Cosa stai giocando? Che gioco stai facendo stasera? Sono troppo storto. Vai, penna giù, bravo, control bucket, giù, perfetto, allora, cambia camion, ok, attiviamo la rampa. Secondo me è perché è messa male. Vediamo se mi sposto un po' dritto e cambia qualcosa. Vedi perché è messa male, esattamente. Allora, diciamo che mi sposto perché effettivamente abbiamo fatto pochissimo stasera, mi sono divertito più con la ruffa. Beh, ho fatto un lavoro incredibile perché qua era un casino, di massi. Massa incasinata, adesso è perfetta questa strada. Posso venire coi mezzi a manetta che non c'è. Ok. La parcheggiamo un attimo qua, perché tanto si può passare. Andiamo a consegnare questo. Allora, dobbiamo andare qui al porto in fondo alla strada, dai. Urca, cartello un altro cartello. The cartel kill. Aspetta che spengo il computer, che tanto lasciarlo qua sceso in sì a Cernagut con quello che costa la corrente. No, almeno ho fatto un'altra missione, se no raga.
Promotion. Ok, questo è un camion che serve. Quindi, se io faccio così, aspettate un attimo. Rimuovi carico. Porca loca, me lo fa sbampare. Vabbè, non volevo rimuoverlo in questo caso. Caduta massi, assi di legno. Sì. Allora, devo andare a prenderli dove? Dalla segheria. Non ho niente in segheria? Sì che ce l'ho. Oh, cacchiolina. No, non me ne faccio niente di questo. Beh, allora possiamo andare con lui. Sinceramente, AVD, togli il coso. Scusami. Devo anche fare il trofeo. Adesso finisco la live. Che ore sono? Ecco, finiamo la live. Oh, Marco. Marco, amico mio, Sharder, dai, c'è anche Sharder con Call of Duty, ragazzi, c'è anche Sharder con Call of Duty, sì. Grande. Sharder mi ha scritto, ragazzi, che ha preso anche lui il COD. Dai che giochiamo. Sarà bello, eh. Secondo me, allora, ragazzi, con il mio amico Marco e c'è anche Manuel Call of Duty, con Kevin ci portiamo Formula 1, Marco, Charger Design e Kevin e io andiamo su Construction Simulator, poi ci facciamo la Formula 1 2022, Call of Duty, raga, SnowRunner magari, anche se Marco, però penso che ha preso Call of Duty, SnowRunner passerà per la prossima volta, che andrà in sconto, amico mio. Quindi per adesso facciamo Star SnowRunner. Orca! Oh, che botta! Ciao amici, mi raccomando, se non siete iscritti iscrivetevi al canale. E domani sera, amici, vi aspetto con Call of Duty, Modern Warfare, io, l'amico Manu, Sharder, tutti quanti vi aspettiamo per la beta, eh? Ok, raga? Adesso vi metto anche il link del mio canale YouTube. Ok. Eccolo qua. Linkettino easy del canale YouTube. Andiamo a prendere un po' di assi che, se non sbaglio, dovrebbe... No. Sei serio? Ah, posso anche venire qui, beh, posso anche saltare, in teoria, non c'è bisogno che vado per la strada normale. Ciao amici, mi raccomando, domani sera, ore 16, Call of Duty Modern Warfare insieme a me, a Marco e a Manuel, ok ragazzi? Quindi domani sera vi aspetto ore 16, 16 sono le 4, ore 18 e un quarto, cominciamo con Call of Duty, ci portiamo nel Call of Duty, vabbè. Amico, vado che il telefono si sta scaricando, domani poi ti aspetto su Formula 1 e GTS perché sono nuove livree, poi ti aspetto, sì, a domani, e mi raccomando, se ti arriva il codice, domani sera giochiamo, ok amico mio? Grande, ciao, e mi raccomando ragazzi, domani sera Call of Duty Modern Warfare 2 o Modern Warfare. Warfare. Dov'è caduta Massi? Massa? Non lo vedo.
Allora, dov'è caduta Massi? Perché non lo vedo? Qua. Allora, tac, 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 tac e tac. Allora, speriamo che mi arriva. Allora, in teoria ti dovrebbe arrivare il codice. Se l'hai preordinato oggi, ti dovrebbe arrivare già, per dire, essere già arrivato. Se non ti è già arrivato il codice, arriverà domani. Tanto comunque domani la beta. Io credo che ti arriva, perché sennò, cioè, sennò devi telefonare a Amazon e vedere perché non te lo manda. Io avendolo preordinato dallo store, lo posso tirare giù. Ma tu, Sharder, se vai sullo store non te lo fa tirare giù? Non c'è proprio la beta? Penso di no. Vabbè, dai, se ce l'hai giochiamo, se non ce l'hai comunque domenica mi sembra che è aperta a tutti, non vorrei dire stupidate, no, infatti domenica e lunedì è aperta a tutti, quindi volendo puoi giocarci lunedì, però se l'hai preordinato è una cosa assurda, cioè ci devi giocare per forza domani. Vabbè, buonanotte, ok, qua l'abbiamo ribaltato perché a me vedere camion ribaltati non mi piace. Possiamo anche recuperare la legna volendo, Ah no, ma di notte non mi piace, anche perché poi fate fatica voi a vedere le immagini che sono troppo scure, già la mia faccia così che tengo abbastanza con le luci. Raga, notte, che domani vi vedo presto. Ciao Manu, grazie mille per la sub, amico mio, grazie mille e ci vediamo domani, ciao. Domani ti aspetto, e fai pubblicità a scuola, fagli entrare tutti i tuoi amici così chattano con te e con me in chat, ok? Falli iscrivere al canale. Ciao amico mio, buonanotte, grazie della sub, grazie davvero tanto, ciao amico mio, a domani, buonanotte. Io faccio ancora questa missione e chiudo anch'io, ragazzi, perché anch'io sono un po' vecchietto, E devo andare in Lecce. Carla non si è presentata perché era talmente stanca che mi sa che è già andata a letto. Comunque vi saluta. Okay. Comunque domani sera Call of Duty, amici e amiche, e ci spacchiamo di brutto. Speriamo di fare una bella figura, nel senso che Call of Duty mi piace. Ci sono dei COD che ho fatto un po' fatica sinceramente a farli, perché facevo un po' fatica a vedere i nemici. Spero che questo sia fatto bene graficamente. Ok. Oh, caduta Massi. Massa. Oh, qui che cosa ci sarebbe? Nulla. Allora, consegna Chevrolet. Ma dove sono le macchine? Beh, andiamo con quella Azos di prima, allora. Se io devo andare qui... E poi vado su di qua. Vediamo se così ce la facciamo. Beh, l'Azov, no, questo è il Goliath, è una belva, quindi se riusciamo a sgamare dov'è la macchina non ci mettiamo nulla sinceramente, anzi, io ho visto un passaggio qua e lui è talmente belva con l'AVD inserito, il 4x4 e il blocco differenziale, che credo forse ho fatto una stupidata. È sull'altro monte? No, forse è qua. Un po' di alberelli possiamo anche tirarli giù, tanto sono piccolini. Ok, quindi questo dovevo caricarmelo sopra. Dov'è che devo portarlo? Ah, proprio qui. Qua, è proprio una missione birichina.
Sì, sì, c'è una strada qua. Non capire. È strada quella, no? Oh, e prendi sta macchina. Cacca, porca loca. Tanto non ha detto come devo portargli giù la macchina, ha detto che devo portargli il carro su con il C, anche portarlo tutto rosso. Ma non lo sto trascinando, povero furgone. Ok, qua vedo che c'è la strada. Possiamo andare giù di qui. Perfetto, vediamo esattamente. Allora, se ero con quell'altro, puzza, dov'è la stradina? Strettina, strettina. È un po' grandino sto Golia per venire queste stradine, però ce l'abbiamo fatta, dai. Abbiamo fatto anche un'altra mission impossible. Questa rota. Che bella. Macchina ti fracasso un po', tanto chi se ne frega. Ok, vai. Butto dentro anche nell'acqua. Infatti acqua alta, attenzione. Tanto io con questo qua sono altissimo. Ok amici, stiamo arrivando alla fine della live, se volete guardare il mio canale YouTube vi ho messo il link prima, ho anche i social Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Twitch. Oh. Tiriamo giù le cassette della posta, no, una l'ho tirata giù, poverini. Scusa, beh, ne hanno altre tre di là, quindi ci sta. Diciamo che una di queste casette non arriverà più la porta. Ok. Perfetto ragazzi, da SnowRunner è tutto, Marco Drans Games vi saluta, domani sera Modern Warfare 2, la beta, le ore 18, 18 e un quarto, insomma, tempo di fare la doccia, partiamo subito a bomba con la beta, entrate, mi dite se volete sapere qualcosa, se avete bisogno di qualche informazione, volete vedere giocare me, Manu e Shard, probabilmente perché l'ha preso, deve arrivare il codice da Amazon, quindi credo che, spero che gli arrivi il codice, e ci vediamo domani sera. Grazie mille di essere stati con me da SnowRunner, i camioncioni e tutto, trasporto eccezionale SPA Marco Drano, ciao ragazzi, a domani, mitici, buonanotte, buonanotte, buonanotte.